video che ormai sono mesi che facciamo io e la sera insieme e sono le ossessioni del mese, i preferiti del mese, dove vi mostro un po' tutto ciò che ho preferito in questo mese qua, e non solo, perché ovviamente sono prodotti che qualcuno ha già testato, ma che voglio parlarvene. E, voglio mandare un grosso bacio alla Sera. Vi lascio comunque il suo video qui nel pallino informazioni nell'info box, così potete andare a dare un'occhiata anche alle sue ossessioni, che sono sempre molto molto interessanti. Io vado sempre a vedermele e prendo sempre un po' spunto, quindi vi invito ad andare a vedere il suo canale. Allora, iniziamo con le mie ossessioni. Allora, voglio iniziare subito con un'ossessione mangereccia, che mi sta veramente prendendo l'anima, ma che io non riesco a farne a meno. Nel mese di febbraio è per me veramente un'ossessione e parliamo di queste bugie, chiacchiere, non so voi come le chiamate, da noi si chiamano bugie. Vedere adesso. Sono quelle che io acquisto alla Lidl. Allora, ne ho provate di diversi tipi. Quelle che mi sono sempre piaciute di più sono quelle dell'Esselunga, fino a che ho scoperto queste qua. Non le ho mai prese, ma quest'anno ho deciso di acquistarle e provarle. A me piacciono, vabbè, quelle ovviamente di pasticceria, ma non è che sempre posso passare dalla pasticceria e allora le prendo al supermercato. Ho voluto provare queste qua della Lidl e me ne sono letteralmente innamorata. C'ho la scorta. Perché l'ultima volta che sono andata ne ho presi due o tre pacchi, ho detto almeno le abbiamo e sono buonissime. Cioè, adesso vi sto facendo vedere quello col pacco chiuso, perché se prendo il pacco aperto sbriciolo ovunque, mi cade il zucchero ovunque. Allora, queste qua sono buonissime, sono ahimè fritte e poi passate al forno senza olio di palma, ma sono buonissime. Sono croccanti, dolci al punto giusto, non lo so, a me piacciono. Voi potete sceglierne di due tipi lì alla Lidl, perché ci sono queste qua o quelle piatte. Io amo queste qua, quindi acquisto queste qua, ma provatele perché a me ricordano molto quelle fatte in casa. Io non le faccio in casa semplicemente perché fa troppo puzza poi, cioè veramente troppo odore di fritto e non mi piace, e quindi evito di farle, ma le acquisto sempre, sempre, sempre. Adesso passiamo invece all'abbigliamento, già che sono qua, e volevo farvi vedere questo cappottino che ho acquistato quando sono andata a fare shopping con la Marti, che non volevo acquistare, ma poi alla fine ho acquistato. Questo cappottino qui l'ho preso da CVG. È un cappotto semplicissimo, nero, con la manichina un po' larga, un po' svasato, ed è lungo fin sotto al ginocchio. È comodissimo. Poi quest'anno si usano questi cappotti molto morbidi, lunghi, ma la particolarità che a me piace tantissimo, e io l'ho cercato proprio così, è che non ha la classica spallina. Quindi non ha la cucitura della spallina, perché io non sopporto, cioè proprio ho questa cosa qui, ma da sempre, non mi piacciono i cappotti con le spalline. Non lo so, non mi sono mai piaciuti. Infatti l'anno scorso sono stata fortunata perché ho trovato quello di Zara, sempre grigio e senza manica, così, senza cucitura. E quest'anno gira, rigira, gira, rigira. L'unico posto dove l'ho trovato come piaceva a me era appunto da Cingi, perché lo trovo più moderno, un po' più particolare, ma soprattutto un pochino più originale rispetto al classico taglio. Ed è bellissimo e sta veramente bene. L'ho già messo perché in queste giornate fa veramente molto caldo, quindi con un dolce vita un pochino più spesso e questo qua sopra sono andata benissimo. E l'ho messo sia così normale, aperto, con anche una fascia, una cintura a fascia, e quindi rendendolo un pochino più originale. Mi piace tantissimo, è veramente stato un must have di questo mese e lo sarà ancora di più da adesso in poi, perché andiamo ormai verso la bella stagione. Adesso passiamo invece a cosine per la casa. Mi suona il telefono. Adesso passiamo invece a un prodotto che ho scoperto, ma che mi piace tantissimo, e vi sto parlando di questo prodottino qui. Allora, questo prodottino qui io l'ho preso perché avevo da lavare quella maglia, che
che ho acquistato quest'inverno di Ralph Lauren rossa. La metto tanto proprio per questo motivo, per non doverla lavare continuamente. Le volte che l'ho messa l'ho portata in lavanderia, però poi mi sono detta: non posso tutte le volte che la metto portare in lavanderia, anche perché normalmente io quando le indosso i capi, li indosso una volta, poi li lavo. Quindi mi costa poi più la lavanderia che la maglia, ovviamente. E quindi ho cercato, 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 cercato dei prodotti che potessero soddisfarmi per il lavaggio della lana. Allora, io in questo momento sto usando proprio come detersivo per il lavaggio lana un prodotto che ho acquistato al supermercato, proprio marca Panorama, PAM Panorama. Ed è un prodotto classico per il lavaggio della lana. E poi mi sono imbattuta in questo prodotto qui, sfeltro originale anti-infeltrimento, e devo dire che mi ha colpito parecchio. L'ho già lavata 2 o 3 volte, ho già utilizzato questo prodotto ed è anche semplicissimo da utilizzare perché dovete metterci un tappino all'interno di una bacinella, e poi lasciare a bagno 15 minuti, ogni tanto smuovere un po' la maglia e basta. La maglia è venuta perfetta, forse meglio che in lavanderia. Non so, sarà stato sicuramente un caso perché non mi ritengo brava nel lavaggio a mano dei capi, però è rimasta benissimo, 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 benissimo. Quindi sono rimasta molto soddisfatta e questo prodotto veramente questo mese qua che ho utilizzato parecchio mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Allora, serve per ristrutturare i capi in lana in cashmere. Qua vi dice di fare come ho fatto io semplicemente per le maglie infeltrite, ma non più di tanto. Invece, se avete una maglia veramente molto infeltrita, qua dice di fare 2 giri, come vi ho spiegato io, di farlo 2 volte e dovrebbe mettersi a posto. Ovviamente non fa miracoli, quindi se avete un qualcosa di molto e forse troppo infeltrito, non lo so. Per capi infeltriti, come potevo avere io la mia maglia con qualche peluchino, devo dire che sono rimasta molto, molto, molto soddisfatta. Quindi è un'ottima scoperta. Un altro prodotto che non è una scoperta, perché ho utilizzato già tantissime volte, ma che ho riacquistato questo mese, in effetti questo mese qua, a febbraio, l'ho preso i primi di febbraio, è il Nuncas Drops. Questo qua. Questo qua è un intensificatore di profumo ed è buonissimo, profumo biancheria classico. Allora, questo qua è proprio il mio preferito in assoluto. Ha un profumo pazzesco, molto intenso, si sente tantissimo, che dire, costa tantissimo, perché ahimè costa, mi sembra, sui 10 euro, e però ne vale la pena. Cioè, veramente io tiro fuori la roba dalla lavatrice e i vestiti sono veramente eccezionali. Cioè, io quando lo utilizzo la gente lo sente, infatti mi chiede: ma cosa usi come ammorbidente? Perché profuma veramente tantissimo, quindi ve lo straconsiglio ed è uno dei prodotti che ho veramente utilizzato di più in assoluto questo mese per le mie lavatrici, perché è veramente veramente fantastico. Quindi assolutamente un prodotto super super consigliato. Un'altra cosa che per me è stato un must have in questo mese qui, veramente tantissimo, forse ancora più di quest'inverno, cioè non so perché questo mese qua l'ho utilizzato tantissimo, ed è questo, il mitico spremiagrumi. Allora, questo qua è uno spremiagrumi che io avevo acquistato alla Lidl un po' di tempo fa, forse un annetto fa. Mi piace tantissimo perché è veramente molto molto comodo e mi sono fatta, ragazze, un sacco di spremute. Io non ho mai bevuto tante spremute con le arance fatte, ovviamente non spremute arance, intendo non prodotti confezionati, ma proprio fatte con l'arance, come quest'anno. Soprattutto sto mese qua, almeno una spremuta al giorno barra due me la sono fatta, le adoro. Non vi nego che sto un po' pensando di acquistare lo spremiagrumi, quello elettrico, che ho già visto online,
su Amazon e sono un attimo tentata, anche perché veramente ne faccio talmente tante che con quello là è proprio un non devo star lì a tenere premuto, ma è tutta una cosa automatica. Comunque vediamo se affrontare questa spesa. Comunque questo qua veramente è stato il must have del mese di febbraio, assolutamente spremi agrumi. Un altro prodotto che è stato il must have del mese di febbraio, non è un prodotto ma è un accessorio, un qualcosa di particolare che mi avete già chiesto su Instagram dove l'ho preso, è questo qua. Questo aggeggino un po' strano. Allora, questo aggeggino un po' strano, voi vi chiederete, ma che cos'è? Oppure molte di voi lo conosceranno, ma molte di voi si chiederanno, ma che cos'è? Allora, questo qua io l'ho acquistato su Amazon, al massimo vi lascio il sito da dove l'ho preso io. Ci sono di tantissimi modelli, ci sono di tantissimi prezzi, quindi se volete spendere di più potete trovarne, se volete spendere di meno altrettanto, quindi io vi lancio il mio, ma voi siete libere di acquistarlo come il mio, ovviamente se lo volete, o se no di andare alla ricerca di qualcosa o di più costoso o di meno costoso. Allora, questo qui va messo sulla vasca da bagno, adesso comunque vi lascio una fotina così potete darci un'occhiata, nella vasca da bagno, e fa sia arredo, poi ormai col pavimento, con alcuni accessori che ho in bagno di questo colore sta benissimo, quindi è bellissimo sia come pezzo d'arredo, ma è molto utile perché io adoro fare il bagno. Noi abbiamo la fortuna di avere sia vasca, doccia, ma io adoro fare il bagno, soprattutto alla sera quando arrivo a casa, per me è proprio un momento di relax assoluto. Quindi ho acquistato questo aggeggino qua proprio per rilassarmi al 100%. Lo appoggio sulla mia vasca da bagno, ci metto magari le lucine, ci metto una candela e ci metto il mio telefono oppure l'iPad e mi guardo i video che non sono magari riuscita a vedere in giornata o nei giorni passati. Quindi veramente mi rilasso tanto. L'ho preso principalmente per metterci appunto il telefono o l'iPad, perché io adoro guardare i video mentre faccio il bagno, perché proprio mi rilasso tantissimo. E quindi niente, vado a metterci sopra, adesso per esempio mi prendo il telefono, lo vado proprio ad appoggiare così, vabbè, ho anche la staffa, quella per il cellulare che vado sempre a mettere, senza staffa è un po' un problema perché io lo utilizzo con la staffa, quello per il cellulare, comunque lo appoggiate così e evitate che il cellulare cada in vasca, perché tante volte mi capita di appoggiarlo poi ho sempre paura, mettendo l'imbilico, che possa cadere, e quindi niente, così. L'unica pecca che mi sono però accorta dal momento che sono andata a scartarlo, infatti sono andata a verificare se l'acquisto che avevo fatto, cioè se il prodotto che mi è arrivato fosse lo stesso che avevo ordinato, e sì, sono io che ho visto male, praticamente pensavo di averlo preso chiuso sotto, proprio per evitare gli schizzi d'acqua, invece no. Non è proprio come l'ho ordinato io, e niente, è bellissimo, veramente bello, 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 bello e comodo, e poi fa molta cena, quindi aggiungiamoci anche questo. Un altro prodotto che però non ho qui, un'altra cosa che però non ho qui, non l'ho presa per non avere l'ingombro. Allora, questo mese qui io ho la fissa veramente già da un po' di tempo, e ve ne ho già parlato, ho la fissa delle piante, non so perché, ormai ho la mania di queste piante vere che metto per casa, ce l'ho qui in sala, ne ho già due qui in sala, una la intravedete lì, e ho queste qua che scendono giù dalle mensole, anche in cucina, e ne ho presa una adesso ultimamente da mettere in corridoio all'interno di questa cesta bellissima e super super fashion, che va tantissimo quest'anno, la vedo veramente ovunque, io seguo tantissime ragazze straniere soprattutto su Instagram e veramente ce l'ha chiunque, e niente, ho la fissa delle piante vere. Allora, io una volta adoravo fiori finti, piante finte, avevo fatto anche un video tantissimi anni fa che sono andata a rivedermelo sinceramente, perché pensavo appunto a questa cosa dei fiori finti, e sono andata a vedermelo e
Non sembravo neanche, cioè non sembro neanche io, avevo sicuramente qualche anno di meno. Avevo fatto appunto questo video dove vi raccontavo, vi facevo vedere tutte le mie piante, tutti i miei fiori, tutti i miei vasetti, ovviamente di piante finte, fiori finti. Adesso, forse perché ne ho avute talmente tante, non li posso più sopportare, cioè io non riesco più ad avere fiori finti in casa, cioè preferisco o non averne o averle veri, veramente non so perché. Fiori non ne prendo, sinceramente, perché mi dispiace poi vederli morire, quindi patisco a comprare fiori freschi, ma le piante verdi, io le amo. E piuttosto che averla finta, non l'acquisto e quindi piuttosto che non avere niente, le preferisco prendere vere e starci molto dietro. Vado mirata, cioè vado alla ricerca di piante abbastanza semplici da curare, perché poi mi dispiace prendere una pianta vera e farla morire, quindi preferisco veramente prendere piante tutto sommato non troppo complicate da starci dietro. E devo dire che queste qua che ho, tutto sommato riesco a gestirle bene. Questa qua mi stava morendo, questa rampicante, ma sono riuscita a salvare. E quindi sono contenta. Io non ho il pollice verde, assolutamente non ho il pollice verde, però io credo che con un po' di cura e soprattutto trovando la posizione adatta si riesce a star dietro comunque anche alle piante. E basta, quindi assolutamente il must have di questo mese è la mia nuova pianta. Pezzo che vi voglio far vedere, che non è nuovo, che ho già utilizzato tantissime volte, ma che avevo archiviato e ho tirato fuori adesso, proprio il mese di febbraio, proprio forse i primi di febbraio, un po' più in là adesso. Non... Allora, per la seconda volta mi si è staccata la telecamera perché avevo la memoria piena. Comunque, vabbè, vi stavo dicendo che in tantissimi mi state chiedendo che modello è, come si chiama, che cos'è. Dove l'ho preso? Allora, questo è un regalo di Alessandra qualche Natale fa ed è la Black & Decker 5 in 1 Steam Mop, è una scopa a vapore. Allora, io l'avevo archiviata perché col pavimento che avevo prima andavo molto bene, ma ultimamente, non so perché, mi lasciava proprio gli aloni, io vedevo gli aloni contro luce. Allora l'avevo archiviata e avevo iniziato a utilizzare molto di più lo spray mop, col quale mi trovavo benissimo e mi trovo tuttora benissimo. Con questo pavimento qui, che è un pavimento dove non vedo lo sporco, non vedo gli aloni, è molto semplice da tenere, molto semplice da pulire, ho provato a riutilizzarla e devo dire che è toppissima, non mi lascia gli aloni. Pulisce molto bene, mi toglie le macchie, cioè veramente fantastica. Ho iniziato a riutilizzarla veramente in questo periodo qui e sono strafelice. La consiglio perché comunque è un prodotto super valido. Ci sono di tanti modelli, ci sono di modelli anche molto più avanzati rispetto a questa. Questa non costa esageratamente tanto e secondo me è ottima. Io la utilizzo con all'interno perché non ci vuole niente. Io la utilizzo all'interno, io vado a mettere all'interno l'acqua distillata, mi raccomando, non acqua del rubinetto perché c'è troppo calcare, quindi rischiate poi di rovinare la scopa a vapore. Acqua distillata o va benissimo anche l'acqua per l'asciugatrice. Panno e io sotto il panno, non dalla parte che va a contatto col pavimento, ma dalla parte che va a contatto con la scopa a vapore. Io metto due goccine di olio essenziale, adesso sto mettendo quello della Millefiori che vi ho fatto vedere nel video precedente di come mantengo la casa profumata. Metto due goccine di quello e ragazze, col vapore veramente mi va a invadere la casa di profumo. Quindi ultimamente la sto utilizzando in questa maniera e oltre che a pulirmi il pavimento mi profuma la casa. È eccezionale, veramente eccezionale, quindi la straconsiglio e la trovo davvero molto 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 pratica. Non vi lascio il link della mia, ma perché sinceramente se voi andate a vedere sul link di Amazon o sul link di Media World la trovate, quindi basta digitare scopa vapore Black & Decker, vi vengono fuori tutti i modelli.
e scegliete quello che più vi piace. Il mio è proprio quello classico, ci sono 5 pezzi in uno, quindi quello per i vetri, mi sembra quello per i fornelli, non lo so perché io non li ho mai utilizzati, io utilizzo solo quello per il pavimento, quindi non so neanche rispondervi bene a questa domanda, però veramente se andate su Amazon o su siti tipo MediaWorld trovate veramente tutti i modelli e scegliete quello che più vi si addice, il più preferite. E basta, questi sono tutti i miei top del mese di febbraio, le mie ossessioni del mese di febbraio, sono curiosissima di andare a vedermi quelle della sera, quindi mi raccomando, dopo aver visto il mio video andate a vedere quello della sera e le mando un grosso bacio, anche se noi ci sentiamo sempre tantissimo, quindi non ho bisogno di darle il bacio qua, ma te lo do lo stesso e do un bacio grandissimo anche a voi che siete sempre speciali e veramente siete sempre speciali. Do il benvenuto alle nuove iscritte e ai nuovi iscritti e ci vediamo al prossimo video.